La misura è colma, l'Isernia non può giocare su un rettangolo di gioco divenuto un campo di patate. Anche con il Guglionesi si registrano due infortuni a causa di un terreno di gioco pieno di insidie, buche e trappole. Il direttore generale Giorgio Palmeggiano è convinto che qualcosa vada fatta nell'interesse di tutti. L'Isernia rischia di compromettere tutto il cammino per un terreno di gioco che andrebbe rullato. Invece si notano addirittura tracce di gomme o di trattore lungo il terreno di gioco. Noi abbiamo fatto diversi incontri in comune, ci hanno assicurato che faranno manutenzione eccetera, ma diciamo che per ora le condizioni del campo sono oggettivamente brutte, insomma diciamo che è difficile sicuramente per una squadra che propone gioco come noi, è difficile creare gioco, bisogna a volte adeguarsi a un gioco un po' più diciamo provinciale. Ecco, proprio per il terreno di gioco Isernia ha rischiato un gol quando mancavano pochi minuti al termine della gara e questo depone male, perché la squadra dell'Isernia è stata costruita per fare gioco, come ha detto lei, ma basterebbe un rullo. Chiaramente questo è un campo che sappiamo viene utilizzato da noi, viene utilizzato dalla squadra di promozione e da quest'anno ci sono anche loro sul campo, e in più viene utilizzato dall'Atletica, quindi chiaramente qualche buco che appunto può dire, perché chiaramente ci utilizzano il campo anche per lanci degli atleti, diciamo, dell'Atletica, quindi chiaramente se io tiro un peso o un giavellotto posso sicuramente arrecare un danno al Manterboso. Arriveranno rinforzi a dicembre? Stiamo lavorando per questo, qualcosina faremo sicuramente, sì, cercheremo di migliorare e puntellare dove c'è da puntellare.